tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questa è la nuova bellissima piccolissima casetta di Jack. E adesso vi faccio fare un giro, è vuota, vi avviso, è vuota, abbiamo tirato su solo le mura perché non avevo voglia di costruire il resto, ma piano piano la riempiremo. È una piccola casetta in legno, due piani, giusto appunto una piccola base di supporto, ecco. Qui fuori metteremo fornace, tavolo da lavoro, però dopo, già la casetta è stata un po' così così, ecco, non è che avessi tanta voglia in realtà di costruire, però l'ho fatto. Ciao piccolo scarabeo, davanti alla porta, aspetta, no, non entrare in crisi, porca miseria, gli ho dato una portata in faccia, deve avergli fatto malissimo. Allora, i nostri scarabei ci stanno producendo una buonissima quantità di fertilizzante e anche di olio. L'olio al momento non lo sto utilizzando in effetti, però schifo non mi fa e quindi prima o poi intanto inizio a accumularlo, prima o poi lo utilizzeremo. E comunque li adoro, cioè io voglio un esercito di questi scarabei perché così non devo riempire di paglia e di cacche la compostiera, mi piace tanto questa cosa. Allora, le piante stanno iniziando a produrre qualcosa, non tanta roba perché ovviamente il fertilizzante non l'ho messo da tantissimo tempo. E aspetta, volevo mettere il fertilizzante anche su questo, ce la faccio, tizio ti togli però che se no non riesco, ok grazie. E visto che qualcosina ce l'abbiamo direi che possiamo partire ad addomesticare un po' di bestie che sono qua in giro. Neanche a farla apposta abbiamo una bellissima mammutona livello 74 che si aggira proprio qua vicino a casa. Quindi direi che possiamo tranquillamente prenderci questa per il nostro mammutone, che a questo punto devo rinominarlo, non so come cavolo chiamarlo, vabbè ci penserò. Ovviamente ce la domestichiamo a piedi perché tanto è lenterrima, quindi posso tranquillamente spararle e allontanarmi piano piano mentre lei mi viene incontro molto docilmente. Sì, non tanto docilmente, in effetti sembra un po' arrabbiata, aspetta che mi allontano poco a poco. Il problema è che quando Jack ricarica ovviamente si rallenta, non riesce a correre perché è un uomo e fare due cose contemporaneamente è troppo difficile, vero Jack? Ah, ma lei mi fugge di già. Mi scusi, no, aspetti, dove va? Sì, signora, no, di là c'è il precipizio, la prego, non mi finisca di sotto, per cortesia. E Jack ha fame, ovviamente Jack ha fame, riesci a mangiare mentre corriamo? Sì, ok, meno male, almeno quello, Jack. No, dai, non ho voglia di litigare con Jack oggi non mi arrabbio, oggi giuro non mi arrabbio, io e Jack ormai abbiamo fatto pace, ci divertiamo così a prendere a fucilate nel sedere la gente. Oh, guarda la pucciola, che è caduta la pucciola. Bene, bene, molto bene. Ah sì, io non ho niente, non ho cibo, aspetta, allora il mammut ce lo addomestichiamo, aspetta, no, Jack, non l'aceta, a manina, mi dispiace. Il mammut ce lo addomestichiamo con le bacche, perché le cose che crescono nella serra le vorrei utilizzare in realtà per i rino, che non mi dispiacerebbe addomesticare un po' rapidamente, perché se non sbaglio quelli ci mettono veramente tanto da domesticarsi. Cioè, in generale gli erbivori in realtà ci mettono tanto da domesticarsi, però da quello che ho capito i rino in particolar modo. E che pizza però, eh? Però siamo contenti, vedi che Jack come salta, è contento, abbiamo preso un altro mammut. Yeah, tanta cacca, sì! Jack, noi dovremmo andare avanti con la casa, però io non ne ho voglia, penso neanche tu, vero? No, ascolta, ecco, andiamo a prenderci la tigre e andiamo a caccia di rino. Sì, no, per il rino prendo la tigre perché quelli caricano che è una meraviglia. Allora, vediamo se riesco a guidare la tigre, se ho imparato qualcosa, mi sembra di no. Non riesco a girare la tigre quando fuori il fucile, ma perché? Ma perché non riusciamo? Allora, aspetta che qua già ci sono, sì, c'è pieno, ho solo l'imbarazzo della scelta, bisogna solo vedere il livello, un maschio 50, ok, e 8, e cos'è, un maschio, vabbè, comunque no, livelli un po' bassi, vorrei qualcosa di più alto, lei signore o signora, nascosta dietro, 72, è già un maschio 72, già schifo, non mi fa. Quasi mi sa che punto su quello, tanto per cominciare, ecco, tanto per cominciare. No Jack, via il fucile che non riusciamo. Aspetta che c'è un altro là, fammi vedere, giusto per sicurezza, per non escludere ogni... No, livello 13 non mi interessa, ok, direi che torniamo sull'altro. Ok, cominciamo, mi sa che sta già caricando, guarda come sta già caricando. Dai che un altro glielo spariamo e poi fuggiamo. Romeo fuggi che questo carica tantissimo. Fuggi. Cavolo, Romeo non è velocissimo, in effetti me l'ero dimenticata, anche perché pesiamo un botto, porca miseria, forse ci sarei dovuta stare più attenta, aiuto. Carica tanterrimo, si arrabbia un botto il rino. Signora, aspetti, cerco un attimo di seminarla, si fa un parolone seminarlo. Lei è ancora arrabbiatissimo, è vicinissimo, aia, ci ho fatto tanto male. Romeo salta, fuggi, Romeo salviamoci, aiuto.
Dov'è? Ah, non sei già stancato, perfetto. Si dimenticano facilmente, forse, Irino. È lei, sì? Sì, aspetta, fammi controllare. No, quello è livello 13, vedi? Già stavo sparando a quello sbagliato. Ok. Ok, il 72 è laggiù. Si è dimenticato subito, come abbiamo fatto due balzi, si è dimenticato. Ma gli ricordiamo subito di noi! No, stavo scherzando. Non l'ho preso. Che tristezza immane. Ah, ok, ora l'ho preso, ora l'ho preso. Intanto ci allontaniamo un pochino, cerchiamo di mirare e puntare finché riusciamo. Perché non ci si avvicina? No, si è arrabbiato anche l'altro, Cribbio! Si è arrabbiato anche l'altro, ma dai, eri lontanerrimo, Cribbio! Ma porca miseria, adesso ce ne ho due che mi seguono, quindi mi confonderò anche per sparargli. Dov'è? Guarda che tirano giù alberi! Alberi che cadono ovunque! Aspetti, aspettate, no, 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 aia! L'albero, l'albero! Cioè, mi stava per cadere in testa l'albero, aiuto! Ok, un paio di balzi e dovrebbe dimenticarsi, in teoria. Dovremmo essere abbastanza lontano? No, 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 non siamo abbastanza lontano. Si ricorda ancora di noi. Romeo, corri ancora, fai ancora un paio di balzi. Dobbiamo ancora allontanarci un pochino. Aspetta, 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 aspetta. Si è dimenticato, perfetto, perfetto. Hanno la memoria a breve termine, che è una meraviglia. Sì, il 72 è questo qua. Ok, perfetto, perfetto. Vai che gli spariamo di nuovo e poi fuggiamo nuovamente. Noi ci divertiremo così per un po' finché il tizio non crolla. Gli spariamo, ci facciamo rincorrere. Aspetta che a sto giro non mi freghi. Sto giro non mi freghi, io salto. Uno salto, l'abbiamo fatto. Fai un altro balzo, Romeo, fai un altro balzo. Che così, watatata. E riusciamo ad allontanarci abbastanza. E il tizio si dimentica. E il tizio si dimentica, è una meraviglia questa cosa. Cioè praticamente tre balzi e lui si dimentica totalmente di noi. Ok, ok, non mi dispiace, non mi dispiace. Dai, ce la possiamo farcela. Ce la possiamo farcela assolutamente. Sì, non badate, al mio italiano sono presa dal momento rino. Momento rinco, più che altro. Ok, balzo, vai, 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 ancora un pochino. Allontaniamoci. Sì, però mi sa che se giriamo in tondo, no. Rimaniamo nella sua area di... nel suo raggio d'azione. Quindi lui continua a essere arrabbiato con noi. Vediamo di andare nella direzione opposta. Dov'è? No, sta ancora caricando, no, sta ancora caricando. Corri, corri, corri. Ok, si è dimenticato. Gli spariamo di nuovo. Ci attacca, ci attacca, ci attacca. Ci mette un attimo. Ah no no no, sta correndo, sta correndo. Che okay, mi sembrava fermo, mi sembrava fermo. Forse eravamo troppo lontani, troppo vicino. Troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino. Ho preso male le misure, signore, mi scusi. Mi scusi, ho preso malissimo le misure. Porca mia, povero Romeo. Gli sto proprio facendo prendere tanti di quei colpi a sto giro. Però è bella resistente la tigre, eh. Rino, tu qua non ci sali? No, lei qua non ci sale. Oh poverino, non riesce a salire. Ma come mi dispiace, sì, però io non la vedo. Abbiamo un piccolo problema. Ah, no, 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 eccolo, eccolo che spunta. Grazie, mi fa il favore, grazie. Oh, che bello. Oh, oh. Aspetta che... No, mignon. No, no, di qua ci sale. Di qua ci sale, Cribbio, di qua ci sale. Romeo, Romeo, fuggi. No, 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 scusi, 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 ho preso malissimo. Scusi, ho preso male. Aia, 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 aia. Romeo, 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 salvami, Romeo, salvami. No. Ci ha rotto l'armatura, ma no! Ma porca miseria, non avevo visto la salita, da lì poteva salire, ma cacchiarola, che sfiga! Vabbè, Jack ci sta morendo di freddo, poverino, ma non importa, noi finiamo di addomesticarci, aia, aia, aia! Il rino in mutande perché fa figo, in mutande perché fa figo! Lei mi sta seguendo? Sì, ancora arrabbiatissimo, mi sta seguendo, ok, perfetto, cerchiamo di seminarlo un pochino. Che si dimentica, la prego, si dimentichi di noi, si dimentichi di noi! Ma porca miseria, si avvicina tantissimo e non me ne accorgo. Non riesco a sentire i passi dietro, perché tra i passi... si è dimenticato, si è dimenticato, aspetta, aspetta, vediamo. Sì, si è dimenticato, ok, 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 ok. Vai che lo pigliamo di nuovo, aspettiamo che si avvicina. No, ma non si muove. Ma che problemi ha? Perché ogni tanto si blocca? Uno fugge! Lei mi fugge, lei non mi fugga, lei non mi fugga! Aspetta, aspetta, porca miseria! No, no, via il fucile, dobbiamo rincorrerlo! No, dai che mi va giù dal dirupo dall'altra parte! Guarda come fugge, terrorizzato, butta giù alberi come se non ci fosse un domani! No, tizio, no, no, aspetta, si arrabbia anche l'altro! No, no, ok, l'altro... No, però tizio, non mi andare di là! Non mi andare di là, bloccalo, bloccalo! Jack, blocca! Cade, cade! No, 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 signore, signore, signore! No, no! Piano, piano, guardi, sto fermo, non respiro, ok? Ok, ok, ci cadiamo noi di sotto adesso. Ok, salve. Perfetto, la posso beccare di nuovo sul culo, ok. È già finito il momento di panico per lei, che bello. Ok, perfetto, lei mi fugge di nuovo, si arrabbia? Mi fugge, no, lei fugge, ok, ok. Temevo si arrabbiasse di nuovo, aspetta, aspetta che ricarichiamo, ok, ok. Così va tanto bene. Finché andiamo dritti riesco a stare sulla tigre e a colpirlo, ok, perfetto. Oh, alleluia. Alleluia, signorino. Signorino, quanto ci ha messo però, eh. E che culo che mi è anche svenuto vicino alla serra. Cioè, a fianco. Ma che culo, ma che fortunella.
Allora, no, no, aspetta, questo è l'inventario del... Io volevo prendere... no, no, è l'inventario dello scarabeo. Ok, proviamo di qua, di qua, di qua, di qua. Vediamo, vediamo. Patate! Patate, abbiamo le patate. Speriamo che Arrino piacciono le patate. Tizio, tu ti puoi spostare che vorrei prendere anche i limoni, grazie. Riesco a prendere i limoni? Sì, riesco a prendere i limoni. Ah, pochi, 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 quanta poca roba che c'ho ancora, cacchiarola. Vabbè, vabbè, dai, ci arrangiamo con quel che abbiamo, ci arrangiamo con quel che abbiamo. Il Rino dovrebbe comunque gradire tutte queste cosine. Mi sono dimenticata del mammut, mi sono totalmente dimenticata del mammut. Vai Jack, povero Jack, ancora in mutande. Ah no, vabbè, vabbè, ok. No, mi sembrava fosse passato molto più tempo, molto molto più tempo. Ok, facciamo che gli diamo comunque un po' di narcotici per stare tranquilli, che non vorrei mai, non vorrei mai. Sai com'è, sai com'è. Correndo dietro altre bestie ci dimentichiamo di quelle già addormentate. E no, meglio evitare, meglio evitare. Ripara tutto, che a Jack si stanno congelando le chiappe. Porta un po' di pazienza, Jack. Anche tu, scemo, che ti sei andato a mettere in quel cacchio di rialzo laggiù. Ma porca miseria. Povero Jack, povero Jack. Povero Romeo, se ne è preso un sacco a sto giro. Ok, vediamo di iniziare quantomeno a coprirci le chiappe. E anzi, anche la tauca, possiamo coprirci un po' di roba. Ah, mi sa che mi manca roba per fare il le babucce, le scarpette. Le scarpette, aspetta, 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 devo scendere, devo scendere. Aia! Dimmi che qualcuno c'ha pelliccia, qualcuno c'ha pelliccia. Sì, dai che ne abbiamo pelliccia. Tu hai pelliccia? No, dunque sarà una pelliccia, ok. Achela, tu c'hai pelliccia, Cicci? Poca roba, poca roba. Aspetta che ti prendo anche altro che... Così inizio a liberarti. Ok, perfetto. Tizia, tu invece... sì, pelliccia, quanta pelliccia, quanta pelliccia. Ma quanta tanta pelliccia, perfetto. Ah, ma io non mi muovo più, ma porca miseria. E ovviamente Jack ha fame. Ovviamente Jack ha di nuovo fame, perché no? Vabbè, dai, in questo caso sei... cacca, cacca, vai, raccogli mentre corriamo. Raccogli mentre corriamo, Jack. Vabbè, in questo caso sei abbastanza giustificato, perché in effetti stiamo morendo letteralmente congelati. Ok, ok, dai, dai, dai. Riusciamo a ripararci le babucce. Riusciamo a ripararci le babucce. Fa vedere, fa vedere, fa vedere, veloce, veloce. Sì, 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 ok, riusciamo a ripararle, perfetto. Ok, andiamo a vedere come sta il nostro Rino, che non vorrei si svegliasse all'improvviso con tutte le corse e tutta la fatica che abbiamo fatto. Però gli scende un po' rapidamente il torpore, eh. Porca miseria, io dovrò stare dietro un sacco. Che pizza, ma che pizza. Vabbè, nel frattempo mi sa che andiamo a finire di costruire casetta e di popolarla. E invece no, io e Jack siamo bipolari, abbiamo personalità multiple e abbiamo già cambiato idea. Non ho voglia di costruire le cose per la casa, voglio prima finire di addomesticare tutto l'addomesticabile. Così poi... una femmina 50, beh, potresti non farmi schifo, tizia. Magari passo dopo, magari passo dopo. Lì ci sono, aspetta, ci sono lupi che litigano con un rino. Fammi vedere che livello sei, tizio. Ah no, sei livello morto, ok. No. Allora direi decisamente di no, però... Cari miei lupacchiotti, mi seguite poco poco, ho smesso di piovere, che bello. Mi seguite poco poco, che vi vorrei dire due cosine lontano, così non mi scocciazzi. Ululate, ululate. Però, ragazzi, non state mantenendo le distanze di sicurezza. Siete tutti in branco, non va bene. Non va bene la distanza di sicurezza. Almeno un metro e mezzo sarebbe anche meglio. Dove sono? Guardali tutti in fila, uno attaccato all'altro. Ma guardali. Ma dai, no, tizio, sei vicino, troppo vicino. Distanza di sicurezza, distanza di sicurezza. Vediamo. Perfetto, siamo abbastanza distanti, così va bene. Ottimo, ottimo. Ok, torniamo a controllare i nostri rino ora che non ci sono più lupi a rompere le scatole. Vediamo un po'. No, livello 13 decisamente no. Aspetta, 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 aspetta. Livello 72. E livello 77. Livello 77. Mi piace il livello 77. Io voto per quello, basta con sto binocolo. Ok, livello 77, aspetta, aspetta. Lassù ci sali, vediamo. No, no, lì non ci sale. Lei non ci sale, perfetto. Allora ci mettiamo qua. Iniziamo a spararle finché non fugge. Dov'è? 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 È questa? È questa qui, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, 77, sì, è lei. Perfetto. E quello? Fa vedere? Aspetta, aspetta, aspetta. No, a livello 8, vabbè, e poi anche maschio. Comunque, non ci interesserebbe in ogni caso. Perfetto, vediamo di fucilar... no, però aspetta, solo fucilo. No, 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 no. Vediamo di addomesticarci questa e basta. Poi l'altro, tanto se ne andrà, lo uccideremo dopo. Non importa, non importa. Ok, aspetta, aspetta, che non vorrei che riuscisse a salire col muso. No, ok, no, no, non ce la fa. Noi lo becchiamo tranquillamente da qui, perfetto. Oh, che bello, finalmente ce ne stiamo qua sopra, tranquille, non sale. Si continui pure a prendersela con la roccia, brutta roccia cattiva. Cattiva questa roccia, eh sì, cattivissima. Sta puntando dalla parte totalmente sbagliata lei, signora rinoceronta, però, eh. Ok, l'altro, ma perché l'altro fugge, scusa?
No, ma stavo beccando l'altro. Ma scherziamo, ma che sfiga, ma dai. Ma come, non lo stavo colpendo, stavo beccando il culo di questa. Come ho fatto a beccare l'altro? Perché l'altro ora food? Boh, vabbè, chi se ne frega. Le dinamiche di Ark non mi interessano, basta. L'importante è che riusciamo ad addomesticarci questa. Guarda come cerca di salire. Ma guarda come cerca di salire. No, no, non fugga. No, non fugga. Aspetta, non fugga. Porca miseria. Ok, l'ho presa, però no, 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 no. Dobbiamo rincorrerla giù. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Che la tizia sta scappando e va verso il dirupo. E ovviamente, ovviamente. No, aspetta, no, forse non va verso il dirupo. No, gira, no, gira. Ok, perfetto. Aspetta, aspetta. Ma mi stai di nuovo attaccando? Sì, forse mi sta di nuovo attaccando. Ma mi sta di nuovo attaccando? Oddio, non capisco. Mi sta di nuovo attaccando. Ma perché? Ma perché cambia idea così? Aspetta, no, non è che si arrabbia anche l'altro rinoceronte adesso. Aspetta, aspetta, vediamo. Si arrabbia. No, l'altro non si arrabbia, ok. Vabbè, ogni tanto gli gira in modo strano a questi. Ma perché si è di nuovo arrabbiata? Ma lei stava fuggendo terrorizzata, ma porca miseria. Cioè, ma da un secondo all'altro non siamo gli unici bipolari qua, Jack. Cioè, siamo circondati da bestie bipolari che cambiano idea. Ah, ok, si è dimenticato, perfetto. Evviva la memoria a breve termine. Perfetto, vediamo se è sempre lei o ci ha inseguito l'altro. No, è sempre lei, ok, è sempre lei. Aspetta che la becchiamo da qua, perfetto. Mi fugge o mi rincorre? No, lei mi fugge, lei mi fugge. Lei mi fugge, viva il bipolarismo. Evviva il bipolarismo. Signore, è molto divertente questo gioco che stiamo facendo. Però io vorrei che lei ci andasse giù un secondo. No, mi sto divertendo, davvero. Però, aspetta. Ma perché? Ma perché? Fugge, le sparo, si arrabbia di nuovo. Poi dopo 2 secondi fugge di nuovo. No, vabbè, no. Li amo e li adoro, queste dinamiche assurde, no sense. Dai, vienici di qua, tizia, che così magari riusciamo a farti cadere vicino all'altro rino. Chissà se ce la facciamo. No, mi insegue ancora. Sì, mi insegue. L'acqua non la rallenta per niente, peraltro. Vorrei capire anche questo. Beccati la tattica adesso. Guarda, noi andiamo verso l'alto. Lei si dimentica in 0 secondi. Perfetto. Ok, noi riscendiamo. Le spariamo di nuovo. Vediamo. Si arrabbia o fugge? Si arrabbia o fugge? Cosa sceglie? Sceglie di arrabbiarsi. Sceglie di arrabbiarsi perché la rabbia è sempre la via più facile, vero? No, fugge! E ora fugge! E ora fugge, ma perché? Signora, signora, si decida. Si decida, la prego. Mi sviene lì, per cortesia. Mi può cadere lì? No, si è dimenticata. Ok, si è dimenticata. Beh, logico, logico, perché no? E ora fugge di nuovo. Ma certo, evviva la coerenza. Signora, lei mi sta rompendo tanto le scatole, tanto più del suo futuro compagno, gliela assicuro, tanto più del suo futuro compagno, ma porca miseria. Ora la inseguo così a piedi, la inseguo a piedi finché non ci sviene. Oh, grazie, grazie signore, mi raccomando, quando vuole, non si preoccupi, abbiamo tutto il tempo del mondo, noi non abbiamo niente da fare, ho solo una casa da costruire, no vabbè, da costruire no, però la dovrei riempire di cose, la dovrei riempire di cose. Fammi controllare l'altro qua che ci abbiamo messo un'eternità e guarda quanto è sceso il torpore. Ma guarda quanto è sceso il torpore. Vabbè, ci va tanto a culo che sono svenuti tutti e due vicino e tutti e due vicino alla serra. Almeno questo. Allora, ammetto di aver fatto un po' una cacchiata ad addormentarli prima che le piante nella serra fossero effettivamente pronte. Perché ovviamente ci stanno producendo le cose, ma molto molto lentamente. E quindi dovrò fare continuamente avanti e indietro dalla serra alle bestie. Per riempirle di cibo. Porca miseria, non ci ho pensato. È che avevo voglia di addomesticarli. Volevo addomesticarmeli e non avevo voglia di attendere. Porca miseria, io e la fretta, porca miseria. Io lo so che questa è una cacchiata, perché ho già 3 addomesticamenti in corso. Però c'è questa megalocera di livello più o meno decente che mi sta girando. No, aspetti, la mamma mia quanto fugge. Porca miseria, guarda il polverone che solleva e quanto fugge veloce. No, aspetta, non beccare il rino, Jack. Occhio, non beccare il rinoceronte. Aspetta, aspetta con calma, ok? Però stia ferma, vada in una direzione. Scelga una direzione e la segua. Aspetta, aspetta, però l'ho bloccata. Jack, veloce però. Si è già dimenticata la tizia. Ma l'ho beccata sul culo? No. Sì, l'ho beccata. Ok, aspetta. No. Vabbè, ma non la beccherò mai così. Sì, calmi. Ma porca miseria. Ma poi vanno a zigzag, cioè va in tutte le direzioni. E mi torna incontro. Ok, salve. Salve, aspetta, la devo anticipare. Aspetti, no, non riesco a guidare la tigre. Mi dà un secondo che ho un problema di guida con la tigre. No, No, aspetta, vabbè, aspettiamo poco. Vedrai che ora si dimentica di nuovo. Non l'ho beccata, però aspetta che forse riusciamo così. Se va dritta per così, si è dimenticata. Perfetto, un'altra di quelle bestie che si dimentica molto molto in fretta. Ottimo.
Ci fugge la velocità della luce, però almeno... No, Jack, è inutile che ci proviamo. Non riesco a guidarla, la tigre. Abbi pazienza, non ce la faccio. Poi c'è sta luce che mi sta uccidendo gli occhi. Ok, dai, così dritta. Vai dritta così, Lilla, perfetto. No, non girare. Ma porca miseria, oh. Sì, forse abbiamo un pochino esagerato con gli addomesticamenti, però ve l'avevo detto, nel weekend ho registrato veramente tantissimo, e quindi questa è solo la prima parte in realtà di un episodio che ho dovuto dividere in due perché esageratamente lungo. E sì, non bastava la mammutona, non bastavano i due rino, no, corriamo dietro al megalocero, perché no? Va bene, spero che questo episodio vi sia piaciuto, che sia riuscito a intrattenervi per appunto qualche minuto, che vi abbia fatto un po' di compagnia. Il prossimo episodio cercherò di pubblicarlo domani sera, farò il possibile per terminare il montaggio, è praticamente pronto, mi manca l'ultima parte della seconda parte praticamente, e poi finalmente sarà completato, quindi domani sera spero davvero di riuscire a pubblicarlo. Detto questo, io vi mando un enorme abbraccio, un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo episodio, baci e abbracci a tutti, ciao!